realtà noi stessi, la nostra vita è un trust, cioè la nostra vita, il fatto che noi siamo stati generati ha potuto dare origine ad un trust. Scusami, perché io mi ricordo il trust e la sinistra. Sì, ci arriviamo. Ha potuto dar vita ad un trust, che non è altro che, diciamo, un atto di fiducia. Mettiamola così, Un atto di fiducia. Un atto di fiducia dove generalmente ci sono, serve, diciamo, è un'istituzione giuridica e serve fondamentalmente per amministrare beni mobili o immobili. Con il trust si amministrano beni mobili e immobili. Il sistema ha pensato bene di applicare questa cosa anche a noi. Mobili. Dopo che con tutta probabilità all'età di 10 anni viene dichiarata morta l'essere umano. Non 7 anni. 7 anni è il momento in cui inizia la procedura. 10 anni a quanto abbiamo capito è quando la pratica, si chiude la pratica dell'esistenza in vita. La pratica inizia in comune, a quanto abbiamo capito noi inizia in comune e finisce e dovrebbe finire alla Procura della Repubblica. Stiamo indagando questa cosa. C'è ancora molto nebulosa la questione? Mica tanto. Ha un nome questa pratica? Stiamo cercando, siamo ancora in fase di. Diciamo che abbiamo, rispetto a questa cosa, abbiamo osservato diverse similitudini, siamo un bel pezzo avanti nelle ricerche. Comunque, Trust è un'istituzione giuridica, appunto, che serve, io ve la faccio molto corta, non mi va di arzigogolarvi troppo le idee, serve per, che ha utilizzato il sistema per l'amministrazione, appunto, amministrare beni mobili e immobili. E abbiamo visto che il primo trust di cui il sistema si è occupato, con cui il sistema si è manifestato, perché poi noi stiamo parlando di un sistema che ha origini molto più antiche, ma diciamo che la prima manifestazione è stata appunto nel 1300 con quella del trust di Bonifacio VIII. Un'altra manifestazione è stata nel 1933, dove invece hanno dato, diciamo così, un giro di vite a questo sistema di trust, per cui registrando poi queste aziende che avevano creato, trasformate in aziende e registrate alla SEC. Però ecco, diciamo che il trust è quella forma giuridica all'interno della quale siamo stati inseriti per un'istituzione giuridica per amministrare beni mobili e immobili. Bene. Lo stesso PPT ha nuovamente costituito un trust, ha di nuovo utilizzato un trust per fare un'azione pari a quella che era stata fatta, no? Cioè, siamo nel commercio, va bene, parliamo di commercio, cioè utilizziamo gli stessi argomenti, non è un problema, no? Solo che qui adesso invece i beni di cui invece si parla in PPT siamo noi fondamentalmente, a parte gli ori pignorati, a parte i beni pignorati, però fondamentalmente il valore vero, il vero valore siamo noi, è l'essere umano, siamo noi che con il nostro sudore impregniamo di sangue, siamo noi che impregniamo di sangue il denaro che circola attualmente in circolazione. Quello è l'unico valore che ha. Cioè, è il sangue di cui è intriso, quello è l'unico valore che ha. E quanta gente è morta per quel denaro, non il denaro in se stesso. Il denaro in se stesso, ragazzi, domani decidiamo, questa diventa una banconota da 1 milione. Perché lo decidiamo noi, perché è la stessa cosa, perché tanto il denaro che siamo abituati a vedere
è carta straccia, bene? Per cui il valore, fondamentalmente il valore siamo noi, carta straccia fra l'altro non ha neanche un valore aureo dietro, proprio nulla, questo pezzo di carta vale di più, questo pezzo di carta vale di più, pesa di più, ha una grammatura più alta, eh? Per cui il vero valore siamo noi. OPPT ha ristabilito, diciamo così, questa equazione, ha spostato i beni che sono amministrati, ha spostato l'attenzione dei beni amministrati invece che su beni mobili e immobili, su beni con un valore più alto. Per cui è un'istituzione giuridica, appunto, si compone fondamentalmente di tre figure fondamentali. Queste tre figure fondamentali possono essere ricoperte da più persone, cioè più persone contemporaneamente possono ricoprire questi punti, questi ruoli, e una persona può ricoprire anche più ruoli. Quando sono tre ruoli, ovviamente una persona può avere due ruoli, uno o due ruoli. Non tre, uno o due ruoli. I ruoli possono essere anche quattro, ma i tre, diciamo, fondamentali sono il fiduciante o ceditore. Ceditore, stiamo parlando di chi cede, di chi ha il bene. Io ho il bene, eccolo qua. Fiduciante o ceditore. Fiduciario stiamo cercando di collocarlo, dovrebbe essere collocato in questo punto qua. Per cui cede un bene, ok? Cede un bene. Per cui dà l'autorizzazione e la giurisdizione, l'autorizzazione alla giurisdizione dell'utilizzo di questo bene, ok? Autorizza l'utilizzo di questo bene. Bene? Abbiamo il ceditore, appunto, abbiamo il gestore, trustee o amministratore che amministra questo bene, lo amministra per conto di chi? Per conto della terza figura, che è il beneficiario. Per cui chi beneficia del fatto che io tutti i giorni, come amministratore, prendo questa bottiglia che mi ha dato lui, perché lui mi dà la sua autorizzazione, mi dà la sua giurisdizione ad utilizzare questa bottiglia per riempirla d'acqua. Poi io verso l'acqua, il contenuto dell'acqua lo vendo a te, te mi dai i soldi, di quei soldi beneficia lui, perché ho utilizzato anche la bottiglia, ok? Per farla, diciamo, molto stretta, eh? Per cui c'è chi cede un bene, c'è chi lo amministra e c'è chi beneficia, la bottiglia è... No, lui ne beneficia, ok? Chi beve o chi prende il frutto di quel guadagno che io ho fatto, quando parliamo di... Quindi lui? Lui sta pagando per bene. Il bene viene beneficiato, ceduto e amministrato. Allora, il bene viene amministrato, viene ceduto, sì, e amministrato a beneficio di qualcuno. Okay. Qualcuno ne beneficia. Che è l'amministratore. No, col cavolo. Col cavolo. Il beneficiario è beneficiario. Laddove non ci sono altri termini per indicare il beneficiario, mentre per l'amministratore abbiamo trovato amministratore, trustee, gestore, sì, o per appunto il fiduciante abbiamo trovato fiduciante o ceditore, per il beneficiario abbiamo trovato solo beneficiario. Lui ne ha benefici, bene? Però ovviamente siccome lui ha benefici sta gestendo lui, cioè è lui che gestisce il fabbisogno di quella cosa. Cioè, io beneficio, chi beneficia è in grado di dare ordine all'amministratore. Ah.
L'amministratore può scegliere o accettare quello che ti offre allora. Chi beneficia è in grado di dare ordine all'amministratore. Siccome è un trust, è una sottoscrizione, chi fornisce il gestore è obbligato, perché è un trust, è una firma, è un accordo, è un istituto giuridico, non si scappa, c'è un accordo. Sei obbligato a darmi quello che ti sto chiedendo. Proprietario, ceditore, perché sei il ceditore, tu sei quello che dà la sua autorizzazione e la sua giurisdizione affinché questa cosa possa essere utilizzata. Dai la giurisdizione all'amministratore di utilizzare questa cosa. Tu cedi questa bottiglia all'amministratore, la stai cedendo. Gli stai cedendo la giurisdizione all'amministratore su questa bottiglia, ok? Il nostro trust è un trust particolare, perché? Perché è un trust mobile, cioè non c'è un amministratore delegato. La figura dell'amministratore delegato non c'è. Quindi noi da la figura del beneficiario nemmeno. C'è qualcuno che si arroga il diritto di ricoprire il ruolo dell'amministratore e del beneficiario. Il nostro trust personale. Cioè, quindi noi da fiduciante dichiararci, perché quando è stato sottoscritto il trust non c'è scritto da nessuna parte il ruolo di chi. Tu che ruolo hai in questo trust? Che ruolo hai? Qualcuno te l'ha scritto? No. C'è scritto che lo Stato è il beneficiario da qualche parte? No. C'è scritto che i tutori della legge sono gli amministratori del sistema? No. Sono tutori, non che sono amministratori del sistema. Per consuetudine non lo lasciamo fare. Bene, allora, te sei quello che credi di essere o quello che ti hanno fatto credere di essere. Siccome il sistema si è sempre messo nei panni del beneficiario e ha lasciato al tutore il ruolo di amministratore, tu credi di essere il ceditore. Esatto. Sei sicuro di essere il ceditore? No. C'è solo quel posto libero. Ah, sì? Sicuramente è mia, perché di loro io mi fido, no? Di loro mi fido, mi hanno lasciato libero quel posto là, è mio per forza. Cioè ci hanno educato fin da piccoli che quel posto libero era il nostro. A farti scegliere quello. Tu sei quel posto. A farti identificare quel posto. È quello che dicevo prima a Paolo. Sì, bene, interessante questa cosa. Poi però c'è il giochino dell'entità e della carta d'identità. Cioè qui qualcuno ha giocato sulla personalità, adesso la psicologa è andata via, ma qui qualcuno ha giocato pesantemente sulla personalità, facendoci identificare in un pezzo di carta. Cioè, quindi tradotto vuol dire che quando faccio la registrazione al dato di nascita per Massimo Poggio scritto maiuscolo, allora giuridica, tradotto, non vuole essere il genitore, tradotto in questo gioco, tradotto ceditore scrive tutto in maiuscolo, perché lui è colui che possiede il bene. Bene? È quello che, se non c'è la sua utilizzazione, se non c'è il fatto che lui cede la sua giurisdizione, gli altri indomanno. Dove va il beneficiario se non c'è lui che fornisce il bene? Ok? Ma un conto è dire chi è che si siede lì, un conto è ritrovarsi per forza seduto lì, obbligato a dover dare quel bene. Ok? Allora, il ceditore, diciamo che il triangolo è il trust, rappresenta il trust, ok? E il trust è scritto tutto maiuscolo. Bene? Tutto maiuscolo è un trust. Ok? Per cui è questa istituto giuridico che si compone di tre persone differenti, di tre entità differenti, tutte con lo stesso nome,
ma ognuna di loro si firma in un modo differente. Ok? E a seconda del tipo di firma che tu adotti, prendi anche un certo carico di responsabilità. Ok? Considerando che il triangolo completo al completo è il trust, e noi sappiamo che triangolo, tre punti, tutto il lato è il trust, tutto il triangolo è il trust, è scritto maiuscolo, sappiamo che il fiduciante e il ceditore si scrive maiuscolo, fiduciante e ceditore è la figura giuridica, è l'ente giuridico dell'istituto giuridico a cui la Equitalia, per esempio, scrive quando scrive tutto maiuscolo. Bene, sta scrivendo al trust, sta scrivendo al ceditore, sperando che il ceditore abbocchi. Ok? Sperando che chi sta dall'altra parte abbocchi e si sieda nel posto del ceditore, cioè riconosca di essere lui il ceditore. Ok? L'amministratore dà ordini al ceditore una volta che il ceditore ha riconosciuto di essere il ceditore. Al momento in cui riconosce di essere il ceditore, l'amministratore dà ordini, dà disposizioni, no? Cioè ha ceduto la giurisdizione su questa bottiglia, l'amministratore a quel punto può fare il che vuole. Ne può fare anche polpette se vuole. Bene? Il beneficiario è colui che appunto ne beneficia. E lo Stato generalmente si è messo in quel ruolo là. L'amministratore, per cui il ceditore o fiduciante è scritto tutto maiuscolo, l'amministratore è scritto una parte le iniziali maiuscole e tutto il resto minuscolo. Il beneficiario è scritto tutto minuscolo. Bene? Più levate le maiuscole e meno responsabilità vi state prendendo. Prendetela così come equazione. Più maiuscole ci sono, più responsabilità avete. Più lavoro da fare. Ovvio. Però nella dichiarazione di sovranità alla fine siamo arrivati a scrivere il nome totalmente minuscolo. Totalmente minuscolo, certo. Perché hai meno responsabilità. Aspetta, un momento. Dal punto di vista del sistema hai meno responsabilità. Sì. Cioè hai più responsabilità. Bene, scritto in maiuscolo e meno responsabilità scritto in minuscolo, ma relativamente al sistema. Quel sistema là. Cioè, tutto scritto in minuscolo, la responsabilità è zero meno carbonella, io sono qua, sto beneficiando. Boh, non sono mia io che fa quell'altro. Riferito a quel trust lì, al sistema in se stesso, perché comunque sia, forse non vi è sfuggito il fatto che questo è un sistema piramidale. Siamo dentro un triangolo, spero che non vi sia sfuggito questo piccolo dettaglio. No. Ecco. Per cui, all'interno di quel sistema, più in minuscolo è scritto il tuo nome, meno responsabilità hai dentro quel sistema, ma più responsabilità hai perché è una... Non ti costringono a metterti in cima alla piramide, ma le beneficiano loro. Si può vedere anche in questo modo? Si può vedere anche in questo modo, sì. Ti mettono nel ruolo di massima responsabilità. Ti fanno credere che sei... Ti mettono nel ruolo di massima responsabilità giuridica, certo. Ti fanno credere di essere la massima, cioè di essere l'illusione che tu sei il massimo. Diciamo, a noi piace crederlo, esatto. Perché veniamo... In realtà sei sotto. Cioè, quando ti dicono che sei Mario Rossi, tu sei Mario Rossi, certo sono Mario Rossi, in quel momento tu ti identifichi con una personalità. Più questa personalità ha uno status elevato, più ti piace, certo. Perché hai potere, prestigio, considerazione. Quindi se hai un livello elevato, addirittura si crea un transfer personale dove l'essere crede di essere la personalità. Se tu demolisci la personalità, anche semplicemente con dei sistemi di credenze che la mettono a rischio, la distruggono, perché se abbracciati intaccano i fondamenti, le fondamenta,
Evidentemente che cosa fa la persona credendo di essere la personalità, cioè la maschera? Si difende. Tu la stai attaccando come fosse un'aggressione. Stai aggredendo la maschera. Aggredendo la maschera, chi è dentro quella maschera si sente aggredito e non riesce e fatica a distinguere appunto questa distinzione. Tu stai, diciamo, ristrutturando la maschera, il personaggio, non certamente l'essere umano. E quindi si difende con le unghie, con i denti. E a quel punto lì, è peggio che andare di notte, perché nel momento in cui tu rispondi ad un attacco con un attacco, è la fine, perché in quel momento lì che tu avessi intenzione o no di dargli giurisdizione, loro sono autorizzati a prendersela. Punto e basta. Perché puoi essere un pericolo. A quel punto lì diventi un pericolo. Allora, di fronte a un pericolo, è come quando passa l'ambulanza, bisogna spostarsi. Diventi un pericolo. La domanda, nel momento in cui stipulo l'atto giuridico centrale, non devono essere definiti questi tre giorni? Resta un vago dicendo che veniamo per questo giorno. L'altra domanda è forse stupida. Non riesco a capire la dinamica di questa cosa. Cioè, poi ripetere. La dinamica di questa cosa rispetto al stipulo l'atto giuridico, il traffico. Questi tre attori devono essere definiti oppure stare una cosa vaga, vediamo chi si siede dove. Certo, sono definiti prima, ma li hai definiti. Fino adesso non quanto... loro. Però proviamo insieme a capire quando li abbiamo definiti. Abbiamo capito l'atto della nascita. Che cos'hai definito, secondo te? C'è il trust che si chiama Massimo Borgo scritto maiuscolo. Diciamo il trust e il proponente è lo Stato attraverso l'ospedale. E il proponente è colui che propone il trust. Cioè è un soggetto che definisce, dice c'è questo negozio giuridico che è questo trust. Lo mette attraverso l'uso consuetudinario, cioè l'iscrizione all'anagrafe, come se... Ma loro si registrano come tutto il trust. Certo, come tutto il trust, come entità del trust. E in quel momento tu, i tuoi genitori, per conto tuo, firmano, quindi acconsentono alla creazione della persona fisica. Il genitore sono i genitori? Cioè, no, i genitori ho detto. Non ho capito? No, genitori. Nella fattispecie la madre. Ah, certo. Fattispecie la madre. Sì, esatto. Se la mamma è in camera da reclusione, padre che va. Fermi un attimo, in ospedale siamo all'interno di una struttura che è di proprietà dello Stato. E quindi di fatto lì hai un bel da dire che diciamo il negozio giuridico del trust è inesistente, perché lì è proprio dove il negozio giuridico viene, diciamo, proposto, dove viene creato l'ostetrica per chi lavora. C'è l'ospedale che è dello Stato. Ecco perché bisogna partorire in casa. Infatti, il parto in casa, per esempio, già ti permette di staccare a livello teorico, ti permette di staccarti dall'istituto. E quindi dopo poi quello che sarà il percorso probabilmente è più semplice, cioè in ospedale se tu evidentemente ti rifiuti lì e magari ancora tuo figlio è nelle mani del servizio ospedaliero, ti rifiuti di firmare il certificato, tuo figlio non lo porta a casa. No, però anche se nasce a casa poi lo devi andare a dire. No, io ho partorito a casa. Anche esatto, allora c'è mio fratello. E comunque, fermi un attimo, adesso al di là dei dettagli che dopo magari approfondiamo, cerchiamo di capire il trust. Allora, in ospedale viene accettato questo trust attraverso certificato di nascita. Sì, volevo questo foglio qua. Fondamentale, un'unica copia. Vabbè. Attraverso la dichiarazione di nascita dell'ostetrica. Certificato di nascita. Sì, non si chiama così comunque. Porca miseria, ce l'ho detto. È sparito. Dental index. Come che dental index? Sì, vabbè, è la dichiarazione. Vabbè, comunque adesso dopo ci fissiamo sulla denominazione. Dichiarazione civile.
Ah, eccolo qua, l'ho trovato. No, quello lì è l'indice di Apgar. Allora. Qui si accende il nome proprio del certificato, come si chiama proprio il documento. Quello lì è l'indice di Apgar. Ah, qui ce l'avevo scritto qua. Attestazione di nascita. Allora, praticamente l'ostetrico, scusatemi perché sono delle denominazioni che anch'io ho imparato proprio ieri sera con le queste sfumature. Allora, l'attestazione di nascita è il primo, è un certificato a tutti gli effetti, che viene compilato dall'ostetrica. È una, praticamente sul quale poi si costruisce il certificato di nascita. Certificato di nascita, correggimi Francis, se date su qua e poi è più o meno come abbiamo visto prima. Il certificato di nascita viene creato dall'anagrafe, anche presso l'ospedale, alcuni ospedali hanno l'ufficio anagrafe al loro interno. Dall'interno dell'ufficio anagrafe, allora, questo certificato di nascita va a comporre all'interno di un volume composto di pagine e lettere, quindi A e B, va a comporre, si suddivide diciamo in due documenti, una pagina A e una pagina B. Quando noi andiamo all'anagrafe e richiediamo copia integrale copia integrale del certificato, dell'atto di nascita, ci viene data la parte A, l'altra parte viene comunicata alla Procura della Repubblica, però la Procura della Repubblica fino al 2000, dal 2000 in poi si prevede una nazionalizzazione degli archivi informatici unificati in un unico centro di raccolta, per cui tant'è che da quel momento in poi viene comunicato alla Prefettura. Ogni qualvolta noi questo certificato di nascita viene comunicato una parte, la parte B alla Procura della Repubblica fino al 2000 e dal 2000 in poi alla Prefettura. Dopo 10 anni. Sì, esatto, adesso esatto, dopo 10 anni ci arriviamo comunque. Diciamo, scusa. Sono? Questa è la procedura per i nuovi nati dal 2000 in poi. Allora, dal 2000 in poi la procedura è stata informatizzata con un decreto è abbastanza recente, adesso dopo magari trovo il 396 del 2000. L'articolo 10 prevede appunto dei centri di nazionalizzazione e di raccolta dei archivi comunali. L'Istituto Nazionale dell'Anagrafe. Esatto, quindi vengono raccolti, non si capisce bene poi da chi vengano gestiti, perché all'interno non è indicato. Comunque questo certificato, praticamente, ritornando al trust senza divagare troppo sul certificato perché qui è lunga, quando viene firmato dai genitori, dalla madre, dal padre, qualora siano coniugati, praticamente legittimano la creazione, cioè autorizzano la creazione sotto lo stato di famiglia, quindi sotto la piramide patriarcale, quindi sotto la patria potestà, e del figlio nato. Quindi in quel momento già si crea una figura. La bottiglia. Quindi il padre è il beneficiario. Diciamo il padre perché qui i ruoli hanno diversi livelli, sono stratificati a seconda di dove ci troviamo, cioè nel momento in cui ci troviamo in tribunale c'è una stratificazione di un certo tipo. Se ci troviamo invece all'interno della famiglia e c'è una stratificazione differente all'interno della famiglia, per esempio, meglio capita così. Poi all'interno della famiglia il padre. All'interno della famiglia il padre è l'amministratore. Beneficiario. È l'amministratore anche della moglie, secondo il diritto romano. Può vendere, certo, della moglie se c'è il vincolo del matrimonio. E addirittura potrebbe disporre di vita e di morte dei figli, della nuora. Adesso ve lo leggo, no, fa sorridere, però c'è due figure femminili, lui può decidere determinate, è scritto anche, se andate a guardare Familias su Wikipedia trovate la suocera casa di schiavi. E perché la casa di schiavi, insomma la famiglia è la casa dove
addirittura possiamo ringraziamo anche i nostri legami se serve. Sì, i legami non ce li avete, va bene, abbiamo il biglietto per visita suo, poi io vabbè tuo se tu siamo ok tuo grazie della vostra grazie ciao. Scusa, ma non si tratta della patria potestà, quella sì, che sì, viene detta? Esatto, patria potestà, che viene applicata all'interno della familias, e ovvio che questa è l'origine della terminologia etimologica del famiglia, e che contemplava questi poteri che potevano essere esercitati dall'amministratore, cioè dal padre famiglia. Quindi la genealogia, finché c'è il padre, lui è l'amministratore. Finché esiste il padre, lui è amministratore. Tant'è vero che si vedevano eventualmente. Il padre potrebbe essere il beneficiario. Sai che non tiene. No. La madre è l'amministratore. Esattamente più donna. Sì, il padre è il beneficiario, non bene che l'ha incitato la madre. Però può dare, il padre può dare come merce di scambio, può vendere il proprio figlio, in cambio di un debito. Questo è scritto, potete guardare tranquillamente su Wikipedia e rimanete con la bocca aperta. Questa era la matrice di significato, quindi capite come si stravolge anche il senso, il valore della famiglia. Quindi il padre è il beneficiario, stai dicendo. Allora, sono sì, qui secondo me dipende dai ruoli. Questo qui nel momento in cui viene fatta l'iscrizione, e poi dopo si ha anche il ruolo all'interno della istituzione giuridica come famiglia. Sicuramente il padre è il beneficiario. Cioè questi ruoli cambiano a seconda degli interessi. Ovviamente chi conosce le regole cambia i ruoli in base ai propri interessi, cioè lo Stato attraverso la corporazione, la società, a seconda dei propri interessi, nel momento in cui può incassare un determinato beneficio, si pone come beneficiario. Nel momento in cui si vuole eleggere come beneficiario, si deve eleggere come amministratore, perché sennò il beneficiario potrebbe rivendicarsi un altro. Quindi va a ricoprire quei due ruoli immediatamente attraverso una struttura, un sistema di credenze, un tribunale, una corte, dove il giudice ha un ruolo, è l'amministratore, dove ci sono altre figure che hanno ruoli di beneficiari, e dove noi abbiamo solo un ruolo, cioè lì la scelta è preclusa, c'è solo un ruolo, che è quello del fiduciario, quindi dell'esecutore. E quindi noi, esatto, noi dobbiamo lavorare per poter ripagare un debito che ci è stato attribuito, eventualmente una colpa, una sentenza. Ancora meglio. Però, esatto, ancora meglio. Allora, diciamo che intanto all'interno di questo trust, noi veniamo registrati come trust all'interno di un altro trust ancora, che è ancora più grande, che è quello appunto delle bolle papali, che sono state in essere fino a poco fa, sicuramente fino al col battesimo? No, con la nascita. Con la nascita. Per cui si è un trust dentro un altro trust, un trust dentro tanti altri trust. Tipo Inception, fine del film. Esatto. Alla tua. Sì, prego. Non so capito bene, poi è 7 anni quando parte il meccanismo. Un attimo, ci arriviamo. Allora, questo trust, che poi è il trust di cui ha parlato prima Gervais questa mattina all'inizio, che è la bolla papale di Bonifacio VIII, racconta in soldoni, veramente molto spicci, che siccome gli esseri umani, eri presente, no, questa mattina, siccome gli esseri umani sono andati dispersi in mare, gli esseri umani in giro non ce ne sono, tu sicuramente sei disperso in mare, casomai ti dichiarassi essere umano appena nato, e per cui si aggancia a questo trust che fa di te sicuramente un disperso in mare dai tempi del naufragio. Vi ricordate tutto quello di cui abbiamo parlato questa mattina, no? Okay? Di Noè, ancora di Noè, per cui sei ancora disperso in mare da lì, eh? Ok. Per questo il Papa si è arrogato il diritto di gestire le terre e tutti i beni, no, del pianeta, perché Dio gli aveva dato questa concessione. Perché? Perché gli esseri umani poi là c'erano ancora dispersi lì, ancora non sono tornati, bada te, tutto questo ben di Dio, invece di questi ficca ancora non sono tornati,
Bene, per cui i sedicenti padroni del pianeta se lo sono detti da loro, cioè loro erano i proprietari del pianeta perché qualcuno, Dio, li aveva incaricati invece nostra, fin tanto che noi non ci saremmo ripresentati a rivendicare i nostri diritti, perché questo è scritto, fin tanto che noi ci saremmo ripresentati a rivendicare questo. È scritto dove, scusa? Bolle papali. Nelle bolle papali, sì. Ok? In virtù di questo, ovviamente, loro poi amministrano, hanno costruito tutto il loro gioco di trust, ok? Tutto il loro gioco di carte. Vedete le carte che stanno a triangolo, il castello di carte, uno sopra quell'altro, a mo' di triangolo. Ecco, hanno costruito una struttura del genere molto arzigogolata, un'armonica, non so se avete presente un'armonica, una spirale. Una struttura molto mobile, ha preso una forma strana, veramente un blob, però è tutto fatto di tante carte messe così, di tanti triangolini. Cioè, una struttura veramente di una... castello di carte. Cioè, bella, veramente bella, però cioè, ti svegli tanto tanto e gli fai così, gli sfili una carta, una da sotto, succede un macello. Perché veramente è un blob quello che hanno costruito. Certo, no? Se gli sfili quella in alto non succede niente, però. Se però c'hai uno in alto, 3, 4 in mezzo, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000 in basso, si muovono tutti quanti insieme in un macello. Ma come il domino, basta come il domino, ecco. Per cui, diciamo, hanno creato la rosa della vita. Si sono creati questo trust appunto per gestire dei beni invece nostri. Cioè, siccome l'essere umano hanno fatto sparire la circolazione, perché è sparito la circolazione? È affogato in mare il naufrago, dopo 7 anni sicuramente affogato. La Colombo non l'ha trovato la pelle. Tutto questo ben di Dio invece di questa gente, chi è che lo amministra? Qui c'è l'OMU, com'è che si chiama? Ominus, c'è l'Ominus che evidentemente dovevamo essere discendenti di qualche... cioè, di qualche strana cosa sulla barca di Noè, no? Sull'arca di Noè. Uomo minore, donna o animale, ha giustificato fino al 1600 la tratta degli schiavi. Ok. Dal latino, minus. Ok. Per cui eravamo questo, per loro eravamo questo. Cioè ci veniva... I nostri avi sono stati sull'arca di Noè, pensate un po'. Così Dio lo loro su questo punto. Ma però devo chiedere se... Per cui hanno dovuto creare la necessità di gestire, di gestire questi beni. Bene? Ma sapendo che era chiaramente una truffa tutto questo, perché l'essere umano ce l'aveva davanti agli occhi, in carne ed ossa, dovevano fare in modo che il bene venisse amministrato con il consenso dell'essere umano, che neanche sapeva di esserci. Bene? Quindi hanno creato questo sistema abbastanza complesso. Bene? Per cui cosa succede? Succede che tu sei nelle acque di tua madre, come ci diceva questa mattina Gervais, sei nelle acque di tua madre, per cui sei già naufrago, per quanto riguarda loro tu sei già naufrago, perché sei già nelle acque di tua madre. Vieni alla luce, siccome sei un essere umano, l'essere umano è sicuramente disperso in mare, vieni registrato comunque dal sistema, il sistema emette un valore, ti dà un valore, ti dà un titolo obbligazionario, bene? Circa, è variabile, ti dà un titolo obbligazionario variabile secondo noi, a seconda appunto dell'indice di Apgar che viene riportato dentro il certificato di nascita, che è quel documento che l'ostetrica compila alla nostra nascita. Se la reazione alla vita è immediata. Sì. Quindi la reazione alla vita è immediata. La reattività. Che reattività questo umanus?
questo humanus, che reattività ha? Come sono i denti dello schiavo? Quanto renderà lo schiavo? Quanto è forte? Cioè, ragazzi, io vabbè le so, le sto sentendo, però per altri sentire queste cose veramente fa male veramente. Fa più male non saperlo, l'ignoranza è più negativa. È più negativa l'ignoranza, però come dicevo, quando sai le cose c'è la rivelazione, però ci deve essere anche la soluzione. Perché nel momento aspetta, sapevo di come stanno le cose e non ci sono scappatoie, peggio, è meglio ti spari un colpo in testa. Tu sparavi comunque. Ora ci arriviamo, aspetta un attimo. Nel senso, la soluzione. Allora, per cui... questo sistema ha sicuramente architettato tutta questa storia per guadagnarci, bene, ha levato di mezzo l'essere umano perché per amministrare tutto questo ben di Dio, ok? Per cui ci dovevamo guadagnare e ci dovevamo guadagnare parecchio, bene, per cui alla nascita viene emesso sicuramente nei paesi anglosassoni, viene emesso questo titolo obbligazionario, questo bond, si chiama bond, da noi si chiama titolo obbligazionario, che abbiamo scoperto anche un comune può emettere, Questo titolo obbligazionario creano un valore, stanno creando un valore che fra l'altro noi ripaghiamo almeno 2 o 3 volte. Loro si creano un valore, per cui hanno un valore, cioè io ho 100 bottiglie, io ce ne ho 2000, che miseria, cioè ecco, si creano dei valori, noi siamo usati come collateral, cioè garanzie. Come garanzie, si creano delle garanzie, perché sicuramente quel titolo lì, quella obbligazione di pagamento, significa che qualcuno, quel pezzo di carta, me lo copre di sicuro. In un modo o in un altro, qualcuno me lo copre. E magari me lo copre anche 1, 2, 3, 4 volte. Poi se ti pure di più ti vengono malattie strane così, hai voglia, bene, oltre al lavoro, no? Pure di più, beh certo, esatto. Tutti i modi per ricoprire questo benedetto titolo obbligazionario. Genera bill. Perché miseria, ce n'era un monte di roba. La rogna. Questo sono collegato a quel discorso degli stati, sono portato per 7. Sono tutte corporazioni. Ora ci arriviamo, arriviamo anche lì. Allora, siamo al punto in cui lo Stato genera questo titolo, però è tuo, ti appartiene, cioè è stato emesso perché tu esistevi, altrimenti col piffero che veniva emesso. Bene, esattamente come il trust. Esattamente come il trust, è associato al trust, questo titolo obbligazionario, ok? Si estingue solo alla tua morte. Si estingue alla tua morte, alla morte fisica, alla morte della persona fisica, della persona giuridica, alla morte di chi è in mezzo al trust, di chi è stato messo in mezzo al trust. Un attimo, ci arriviamo. Il giochino del disperso in mare, allora cosa gli è servito? Gli è servito per portare sulla terraferma le leggi del mare, che come abbiamo visto hanno quelle caratteristiche fondamentali che possono fare, come era legislazione. No. Al tal potere legislativo, giudiziario, esecutivo, l'organo perfetto. Bene. Esecutivo, legislativo e giudiziario. Bene, per cui hanno portato su terraferma un giochino del genere. Ok? Cosa succede? Noi abbiamo sicuramente visto, abbiamo beccato, va bene? Un
questa analogia la stiamo approfondendo, ma questa analogia è troppo, troppo evidente, veramente troppo evidente. E l'analogia è quella che nei 10 anni dalla tua scomparsa in mare, nel diritto marittimo, dopo 10 anni viene decretata totalmente in modo inconfutabile la morte dell'essere umano disperso in mare. Fai un passo indietro e parli. Questo è nel diritto dell'ammiragliato. 7 anni e 2 anni. Sì, ci arrivo. Questo è nella legge, nel diritto dell'ammiragliato, nel diritto marittimo, okay? Che chiaramente ha assorbito il diritto dell'ammiragliato. Bene, per cui il diritto dell'ammiragliato viene prima del diritto, anche del diritto civile. Ok? Prima di tutto c'era il diritto dell'ammiragliato. Detto questo, dove era arrivata, scusatemi, il... Sento i 10 anni. Ok, i 10 anni, sì. Faccio ecco. Componi, fai capire. Sì, no, che se mi interrompo così... Non sì, no, non infatti. Ok, allora, per cui, questi 10 anni diciamo che sono il totale, bene, il totale del tempo che deve trascorrere per chiudere totalmente, giuridicamente, quella posizione. Cioè, quell'essere umano lì è morto. Punto. Ok? Un attimo. Nasciamo 9 mesi. Nasciamo 9 mesi circa, bene. Dopodiché stiamo in acqua, perché nasciamo come esseri umani, siamo dispersi in mare per 7 anni, che per 7 anni è il... Dichiarati. Veniamo dichiarati dispersi in mare. Sette anni fino al 7° anno è una procedura, cioè sei disperso fino al 7° anno, dopodiché sì, no, se... okay. Fino al 7° anno si viene considerati dispersi in mare, ok? Dal 7° anno in poi iniziano le pratiche, il sistema evidentemente inizia le pratiche per il fatto che voi siete dispersi in mare, per il fatto che voi non vi state presentando, per il fatto che con tutta probabilità siete morti, per dichiararvi morti. Inizia le pratiche, sì, le ricerche, buono Ugo. Cioè, inizia le pratiche. Cioè, due anni, allora. Cioè, il sistema inizia le pratiche per dichiararti morto. Per dichiarare morto. Scusami Ale, il sistema inizia le pratiche per dichiarare morto l'essere umano. L'essere umano. Si chiama morte presunta. Umano, ok? Quel nome e quel cognome. No, l'essere umano. L'essere umano. Ma in che modo? Fammi un esempio. Un attimo. Un attimino. Al 7° anno inizia le pratiche. Questo 7° anno è in realtà il 7° anno più uno, per cui 8 anni, che passano nel diritto del diritto marittimo. Bene, passano nel diritto marittimo, sono 8 anni. Perché loro considerano 8 anni? Perché considerano i 7 anni che abbiamo passato in acqua e i 9 mesi che siamo stati nella pancia della madre. Considerano 8 anni, se lei domani si disperde in mare, dopo 8 anni chi vuole fare le pratiche di cessazione dell'essere umano, dell'entità, la pratica, bene, di morte presunta, si chiama. Pratica di morte presunta, inizia le pratiche all'ottavo anno. Ok? Inizia le pratiche all'ottavo anno. Ok? Le pratiche. Questo in mare, 8 anni. Sulla terraferma invece le fanno durare 7 più 3. Ok? Perché in mare è più difficile. In mare fanno passare l'anno che tu sei stato nel ventre materno. Contano 8. Perché tu comunque non hai messo la massa di acqua. Sì. Esatto, contano 8. Ok?
Esatto, esatto. Per cui dai, ai sette anni iniziano questo procedimento e ai 10 anni lo concludono. Lo chiudono e nel diritto marittimo, per chiudere questo procedimento, si va chiaramente in tribunale. È in tribunale che bisogna richiedere questo procedimento, dove si chiude definitivamente il procedimento. Ovviamente, scrivetevi le domande. Ovviamente, tutto questo perché viene fatto? Cioè sì, quando è un caro, un congiunto, poverino, di spazio male che aveva fatto, ma noi sappiamo che i cari e i congiunti hanno sempre un'eredità. Si va in tribunale a richiedere l'attestazione di morte certa, dopo 10 anni non è più presunta, è certa, e casomai il morto dovesse tornare dopo 10 anni, deve presentarsi alle autorità giuridiche e andare in tribunale a validare il fatto che lui è vivo, altrimenti non può toccare neanche un centesimo, non può toccare nulla. Glielo dice il tribunale, è il tribunale che decreta se lui è vivo. Allora c'è qualcuno che, quando qualcuno genera un bond o un titolo obbligazionario, c'è qualcuno che lo eredita. E aveva questa cosa, quindi un altro l'ha ereditata. È chiaro? E deve essere qualcuno che è seduto dentro il trust. Diciamo più che. Più che eredita. È qualcuno che sta seduto là dentro. Più che eredita il titolo, perché il titolo nessun cittadino eredita il titolo. E eredita la sottoscrizione di quel titolo sotto un gruppo di titoli, cioè sotto la famiglia. E quindi riparte tutto il meccanismo dove ci viene presentata la possibilità di essere amministratori e beneficiari. In realtà noi ricopriamo sempre il ruolo di fiduciario, in alcuni casi di beneficiari limitatamente a... No, secondo me c'è anche qualcuno che realizza questo titolo. No, all'interno, cioè il cittadino, nessuno eredita il titolo, perché il titolo diciamo rimane di proprietà dello Stato, attraverso la Procura della Repubblica, attraverso il Tribunale. E nel momento che viene riconosciuto, visto che la dichiarazione di morte presunta, o comunque di morte, mai è definitiva, può essere... No, questa cosa qua, questa cosa viale, non l'abbiamo indagata assolutamente per poter dire che è sicuramente così. Non ci vede neanche, ci sia qualcuno che non eredita i titoli. No, il titolo, nessun cittadino eredita il titolo, perché nessun cittadino... Il cittadino come status, nessun cittadino. Metti caso che cittadino, tu sei il familiare... Non stiamo parlando di persone là di sopra... Certo, ma quello è un altro discorso. No, allora no, un attimo, okay. Perché se tu dici nessuno, per cui nessun cittadino ma nella loro immaginazione è proprio nessuno. No, ma il cittadino è lo status del cittadino, sono di cioè, è uno dei più bassi. Certo, perché sei lo status del cittadino. Lo status del cittadino è uno dei più bassi. Ma neanche parlamentare non ha detto niente. Sì, un conte, un principe... Cioè, qui stiamo parlando ad un livello decisamente superiore, dove chi... Secondo me aziende. Sì, cioè sono titoli che vengono incassati da chi gestisce l'emissione di quei titoli, da chi ne è proprietario. Di certo non c'è nessun status sottostante, cioè chi eredita questo genere di titoli o comunque ne beneficia è sicuramente al di fuori dello status. E sono anche quelli con quali fanno... Un essere umano vuol dire può ereditare questo genere di titoli. Dovrebbero essere anche quelli con cui fanno poi il mercato, no? Evidentemente i titoli, sì. Titoli azionari, no? Certo, dopo noi siamo quasi che si aggancia la noce, trasforma la vita, poi si aggancia. Aspetta che... No, vai, continua. Prego. Siamo proprio utilizzati noi come collaterali. Come merce? Sì, probabilmente perché non solo come merce, abbiamo più opzioni, siamo utilizzati più opzioni di utilizzo. Miliardari.
Siamo ai redi, lo Stato incassa, quindi diventa suo, mentre proprietà dello Stato inteso un altro. La stessa cosa credo che sia qua, soltanto che essendo stato messo questo titolo, va sul mercato, quindi è un collaterale, quindi è già in corso. E suppongo che quel punto abbia già generato altri 10 in sequenza, quando l'essere umano muore, a questo punto diventa proprietario definitivo. Cioè gli utili li ha già. Sono in corso, più senso. Esatto, continuano ovviamente, ma durano alla grande. Continuano proprio. Pensa alle interazioni che crea, cioè le interazioni che crea un essere umano durante la sua vita dal punto di vista commerciale. Solo come consumatore, così come ci considerano, no? Solo consumatore, quanti migliaia di milioni magari di euro spende una famiglia nell'arco della sua vita, dalla nascita alla morte? Poi più tutto ciò, i rapporti di lavoro di carattere professionale che instaura, tutte le sinapsi che si creano, cioè il valore proprio. Certo, basta guardare il volume dei rifiuti. Che... Esatto. Ma chi lo determina all'inizio il valore? L'indice di Apgar, ti fanno il test per vedere la tua reazione quanto sei vitale. Primo, ma il valore di riferimento. Cioè più sei vitale, più vasto. Diciamo più appartiene a uno status evidentemente maggiore, è una supposizione questa però. Sì, però dipende anche dal titolo della famiglia. Se tu sei uno degli illuminati, hai già un livello di crescita vivo, per cui tu parti da uno status che non è 2 milioni come noi, magari 10 milioni. In base a che cosa? Evidentemente il titolo Curò, il titolo Mario Rossi. Certo. C'è un titolo che non c'è. Non c'è un titolo, cioè c'è l'emissione del titolo in base a una serie. E questo è da verificare la corrispondenza, se è soggettiva con la singola persona fisica, essere umano, piuttosto che con invece il gruppo familiare. Il gruppo di nascita. Il gruppo di nascita di quel giorno. E sembrerebbe invece che si subordina alla famiglia. Sì, sembrerebbe che si subordini alla famiglia, quindi alla gerarchia, alla genetica, l'albero genetico. Sembrerebbe, però, è da, anche perché è legata alla genealogia proprio di sangue. E infatti la trasmissione della cittadinanza, per esempio, avviene attraverso lo ius sanguinis e altre. Questo è da verificare come? Ma evidentemente è all'oscuro. Sa, conosce solo un suo pezzo. Ognuno come sapete benissimo, ognuno viene istruito solo per conoscere il suo, quando gli compare. Una scala di parametro alla reazione del bambino. In realtà ha un significato pratico, cioè io ho un bambino che è appena nato, devo capire che protocollo applicare per nelle successive X ore. E tenerlo sotto controllo piuttosto che invece stare tranquillo e applicare il protocollo sanitario normale, e quindi ho bisogno di una valutazione. Ma se questa valutazione è mantenuta all'interno di una cartella clinica, fino a qui è tutto a posto. Ma perché dovrebbe andare in prefettura? Cioè, fatemi capire, perché dovrebbe andare presso l'ufficio di stato civile? C'è una cartella clinica medica. Ma non firma da un valore da quel giudizio, chissà chi deve fare questa procedura, tira fuori un valore da quel giudizio. Certo. Quel valore viene configurato come codice a barre ed è lì che va a finire sul secondo foglio che va poi all'altro ufficio. Se tu tiri fuori l'estratto di nascita, sono due fogli dove c'è la serie clinica. No, lì però tu ne vedi uno solo di foglio, vedi il lato A, la parte A. Quindi l'altro è il valore del L'hai chiesto? Del... Hai visto il tuo? C'è solo scritto parte, non mi ricordo se lato o parte, parte A, volume X e... Ma infatti non è il lato di nascita, è l'estratto del lato di nascita.
certo. Da qualche anno non c'è quello dell'embrio. Certificato manco lo vede. No, so che l'estratto non è nemmeno completo. L'estratto, l'estratto secondo me è quello meno completo. Sì, è la copia integrale. Sì, no, l'estratto in realtà è il più completo, nel senso che riporta anche i rapporti, non so se è sposato, divorziato, piuttosto che... Lì riporta una serie di caselle sulla destra e quindi è quello che viene integrato anche successivamente. Infatti l'ufficiale di stato civile ha proprio questo compito, nel massionario è scritto chiaramente, cioè di integrare mano a mano nel corso della vita i rapporti familiari che vengono associati a quel lato specifico. Ma qui, fino a qui nulla di tutto sommato di straordinario, se non che viene comunicato a dei soggetti che evidentemente hanno interessi che esulano da interessi di tipo sanitario, medico, clinico. E quindi uno, quando nasce la pulce, che rappresentiamo un controvalore, ci fa delle domande, va a vedere, ci sono dei riscontri, fino a qui sono delle ipotesi, delle supposizioni, poi acquisti maggiore prove e da supposizioni cominciano a diventare delle probabilità concrete. Quindi nel chiedere il lato B, la parte B, avremo riscontro effettivamente innanzitutto di alcuni aspetti, cioè per quale motivo ce l'ha la Procura della Repubblica, a che pro, a che cosa serve, cosa c'è scritto sopra. Ancora non si sa. Beh, la procedura l'abbiamo da poco definita, adesso la proveremo. Però qualcuno di voi è mai... c'era Elisabetta. Però qualcuno di voi è mai andato in Procura della Repubblica a chiedere il proprio certificato di nascita? Cioè, evidentemente per gli usi consentiti dalla legge, previsti, vai all'anagrafe. Quindi suona strano che sia depositato in questo luogo presso la cancelleria gestito, o no? Si può andare a richiedere? Certo, si può andare, c'è una procedura. Posso andare a chiedere il certificato di morte? Come? Certificato di morte lo posso richiedere? Ma di chi? Di questa situazione che spiegava Francesca, nel senso che di essere umano. Lasciamo su questa procedura che rimaniamo, diciamo, sarebbe interessante. Aspetta, presunta. Una situazione che comunque deve passare dal tribunale, forse, e questa cosa che viene fatta dalla nostra struttura, che viene fatta meccanicamente, mi piacerebbe capire chi fa questo giro e se ci sono dei cartacei iscritti, se c'era la possibilità di andare a sondare morte. L'idea è quella di chiedere, ma allora scusa, l'idea è quella di chiedere di vedere Francesca, Francesca, alcune volte quando non lo fa dicono che c'è qualche persona che risulta morta in comune, può darsi che sia sta cartella paziente che gira. Non credo che mettano un certificato di morte. Comunque è morte presunta, non è? Cioè. No. È andata col decimale, morte. No, certo, no. È morte presunta, poi viene resa certa dal certificato medico quando tu muori veramente. Dalla dichiarazione del medico. Si sa dopo, se c'è un giro di tribunale, non sappiamo, si accendono con delle case. Allora diciamo, non sappiamo come si chiamano nel diritto marittimo questi documenti. Non abbiamo, diciamo, delle informazioni per andare a chiedere, perché loro sappiamo che rispondere. Cioè, Francesco, dobbiamo andare a vedere quei casi di persone che risultavano morte, perché è successo durante funziona morte, così. Ma si vede che ha fatto una stagione dei documenti. Si vede che ha fatto una stagione dei documenti. No, bisogna, considerate che se bisogna chiedere, si dichiarano morti, devono formalizzare, sono costretti a formalizzare, e sono le regole, cioè le regole dell'universo sono queste, non devono formalizzare in una qualche maniera. Quindi l'unica possibilità nel perpetrare questo genere di meccanismo è omettere gli strumenti per poter verificare questo, ma questo c'è sicuramente, perché ci deve essere, perché se non c'è è una tale palese violazione del libero arbitrio che allora stiamo raccontando, noi stessi crediamo che il libero arbitrio è una baggianata che vale fino a un certo punto. È una legge universale, è come la forza di gravità, ci credi? Sì, non ci credi? Funziona lo stesso. Quindi questo processo della morte c'è perlomeno in tutti i paesi occidentali. Diciamo quei 194 paesi che hanno ratificato con i diritti internazionali registrati alla SEC, è molto probabile che vi sia un protocollo di riconoscimento reciproco. Altamente probabile. È uno scambio di merci tra di loro che altrimenti verrebbe meno, se uno riconosce l'altro no. Dopo come fanno a passare i titoli, tutte queste cose, chi
deve essere un diritto comune almeno questi 100 e basta paese. 194. Considerate che comunque è un meccanismo che si può interrompere. Più tutte le banche. Si può, cioè è un... come l'aveva detto? Non è mai definitiva. Mai è definitiva. Questo vuol dire che è possibile liberarsi. Hanno custodito la nostra identità fino al nostro momento di risveglio, certo. E noi possiamo rivendicarlo. Certo, nel momento in cui noi ci facciamo vivi a rivendicarlo. Questo vuol dire che diventiamo proprietari di quel famoso bono? Non lo sappiamo. Ma io sono già il proprietario del mio bono. Ma lo diventi? Lo sei già? Io lo sei. Io ho dichiarato la mia sovranità. Lo sei già? Ho detto che sono amministratore. Nel momento in cui si dichiara lo sei già, infatti loro in una... Loro in una dichiarazione hanno... Viene e vengono messi gli strumenti per poterlo richiedere. Ci sono anche gli interessi. Se li nascondi, me lo neghi, risponderai per questo. Ma è mio. Cioè, se mi devi qualcosa, tu sei in debito con me. Questo è l'atteggiamento. Risponderai, ma possono ignorare queste richieste? All'infinito no, per un po' sì. L'universo risponde così. Faranno finta, no? Quando lo capisci. All'inizio fanno finta, anche perché si trovano, trovandosi davanti ad uno e basta, fanno finta, due fanno finta, tre fanno finta. Qualche decina, qualche centinaio, qualche. Dobbiamo fare consuetudine, cioè il diritto. Se non lo applichiamo lo perdiamo, quindi dobbiamo applicarlo. Alzando la mano e Dio. Però su uno fanno finta. Posso? Cioè, quello è il primo passo, poi mano a mano andando ricercando i documenti. La sovranità è il primo passo per dire, oh, io sono vivo, altro che morto e disperso e morto. Il primo passo. Per dichiararsi in vita. Sì, per manifestarci. E poi per ottenere quello che è nostro. Ci andiamo, ci arriviamo. Proviamo a pensare. Ma non è quello il fine. Se fossimo 2000 sovrani, contiamo esattamente 10 volte più di tutte le nazioni messe assieme. Eh sì. Fate il conto. Secondo me, sì, dico la mia. Sì, sì. A livello di legge universale. Perché noi operiamo in onore, siamo qui per espandere la vita, per condividere, per l'abbondanza, non per fregare i soldi o il bond o per dichiarare morti i nostri figli. Quindi la nostra forza è pura, risuona con l'universo e quando risuona con l'universo le tue azioni sono più forti e più accelerate di quando sei in distonia. Quindi se voi pensate, volete fare la sua dichiarazione solo per accedere ai soldi, per la cupidigia, state già fuori, già state in distonia. Fuori scopo. Fuori. Dopo ci stiamo arrivando anche noi. Ma non è quello il definitivo. Sì. Cioè se quello è lo scopo lasciate perdere, state già in distonia con l'universo. Quello è un passo che ci serve. Ma tutto è da provare che ci puoi accedere, perché potrebbe essere pure roba loro, molto probabilmente. Quello è il minimo, il resto è vivere nell'abbondanza adesso, non con dei valori dei soldi che domani non contano niente. L'euro è morto, il dollaro è morto, a noi interessa il valore, perché se l'euro domani esce come forma legale, che ci fa con 2 milioni di bond, di euro, carta culina? Quello che a noi interessa è il valore, noi, te l'ha detto lui prima, l'essere umano, noi, lasciamo perdere il vecchio paradigma, ragioniamo con il nuovo, il valore siamo noi. Guarda, tu a 7 anni ti devi dichiarare. Cioè, mio padre deve farlo. Però è anche vero che noi adesso dobbiamo costruire, draghettare al nuovo. Lasciare perdere sta cosa dei soldi. No, vabbè, questa dichiarazione qua è. Ma chi vuole? Non possiamo noi andare là. Oh, c'è questo. Dopo violi lo suo libero arbitrio.